Benvenuti sul mio canale. Come anticipato dal titolo, oggi vorrei parlare di uno scultore, di un artista e designer francese. Sto parlando di Serge Monceau. L'argomento però non è tanto distante dal solito trattato in questo canale, cioè ovvero i profumi, le fragranze, il mondo delle fragranze, proprio perché il nome di Monceau è in realtà strettamente legato al regno della profumeria. Infatti è stato il creatore, il disegnatore, di moltissimi flaconi di profumi divenuti poi iconici, storici e che possono essere considerati a buon merito delle vere e proprie opere d'arte contemporanea. Nacque nel 1930 e in realtà la sua esperienza nell'ambito artistico inizia come designer per le scenografie di spettacoli teatrali, quindi esordisce lavorando nell'ambito appunto del teatro. Mentre la sua esperienza nell'ambito della profumeria e della moda inizia negli anni 50, quando Elena Rubinstein gli propose di occuparsi della cura degli interni, appunto del suo emporio a Parigi, di cui Monceau curò poi gli interni e le decorazioni delle finestre. Da questa prima collaborazione nacque poi un sodalizio molto duraturo e sarà negli anni 60 quando sempre la Rubinstein propose a Monceau di realizzare il flacone di uno dei suoi profumi di punta dell'epoca, cioè Skin Dew. Il flacone ebbe un tale successo che diede inizio ad una lunghissima e appunto fortunata carriera dell'artista nell'ambito della profumeria. Tra le creazioni più famose degli anni 60 abbiamo per esempio Figee di La Roche, un flacone veramente iconico, e ancora Clément di Lancôme. Lo stile di Serge Monceau è secondo me assolutamente inconfondibile e riconoscibile proprio perché è caratterizzato dalla libertà delle linee e delle forme. Possiamo dire che infatti l'artista dia inizio comunque sia promotore di un natural design e attingendo a piene mani dalla libertà, dalla vitalità, dalla spontaneità delle forme naturali. Quindi per le sue creazioni si ispira e attinge a piene mani dalle forme del regno floreale, minerale, e ancora animale, dando vita a delle creazioni sempre però libere e originali, inedite. Però appunto attinge anche dalla creatività, dalla libertà e dalla spontaneità che caratterizza appunto l'immaginario infantile. Infatti l'artista stesso ebbe molto spesso modo di dire che il suo desiderio era quello di dare voce più possibile attraverso le sue creazioni al fanciullo, appunto al bambino che risiede in ognuno di noi. La carriera di Monceau fu lunga e assolutamente fortunata interrottasi soltanto l'anno scorso, quando l'artista è appunto scomparso. Ma tra i flaconi più iconici, emblematici, che sicuramente ognuno di noi conoscerà, troviamo ad esempio Insolence di Guerlain, che è ispirato proprio a una scultura degli anni 60 di Monceau, o anche il flacone con il papavero, famosissimo papavero di Kenzo, e ancora Amarige di Givenchy, Organza, Dolce Vita di Christian Dior, Declaration di Cartier e molti altri ancora. Flaconi che per le loro caratteristiche possono assolutamente essere considerate delle vere e proprie opere d'arte, delle sculture. Spero che il video vi sia piaciuto e prima di lasciarci vi mostrerò una serie di immagini che rappresentano e che mostrano proprio i flaconi più famosi di Serge Monceau. Ci vediamo al prossimo video, ciao!